Eccoci in un nuovo tutorial dedicato a studio. Vediamo adesso come procedere eventualmente ad eseguire appunto dei backup. Può capitare di fatti che praticamente dobbiamo fare dei backup e dei ripristini del nostro archivio, soprattutto quando andiamo a cambiare quelle che sono le postazioni e i PC. Innanzitutto andiamo sul menu in alto a sinistra, andiamo su backup e ripristino e per eseguire un backup è possibile cliccare backup database. Vedete, mi ha creato quello che è il file. Ma dove troviamo questo file? Semplicemente la troviamo nella cartella di sistema di Windows. Quindi tasto destro, per esempio, esplora file su una cartella qualsiasi. Andiamo per comodità velocemente a dare questo comando percento appdata percento e andiamo nella cartella applicazioni Jack Software e andiamo sulla sezione studio. Nell'interno della cartella studio troviamo il file di backup. Eccoli qua. Questi sono i nostri file di backup. Che potremmo copiare, portare su una penna USB e trasferire su un'altra postazione. Quindi installando Studio, io posso, portandolo nello stesso percorso di installazione, quindi utenti, nome utente, appdata, roaming, applicazioni Jack Software, cartella Studio, cartella Backup, andando a inserire questi file, io posso proseguire, quindi eseguire quello che è un ripristino dell'archivio. Ad esempio, per poter procedere quindi all'archivio, poi basta andare di nuovo su menu in alto a sinistra, backup e ripristino, clicca per attivare la funzione di ripristino, doppio clic per procedere poi al ripristino dell'archivio. Quindi verrà generato quello che è un archivio nuovo, caricando praticamente tutti i dati salvati all'interno del backup.